Elisabetta Malfitano, e ho il piacere di presentarvi questo libro di cui abbiamo i curatori, Andrea Ventura e Anna Pettini. Il titolo è Quale crescita? E ne parliamo con due professori, Giorgio Politi dell'Università di Venezia e il professor Marco Ciardi dell'Università di Bologna, uno storico e un filosofo. Il libro, diciamo che apre una collana. È il primo di questa casa editrice, l'Asino d'Oro, di questa collana chiamata Le Api. Vi leggo quello che dice all'inizio questo, per spiegare appunto il titolo, Le Api, perché avete scelto Le Api. La favola delle api, scritta da Bernard de Mandeville all'inizio del Settecento, racconta di una società in cui avidità ed egoismo sono l'ingrediente necessario per la prosperità economica. Quando le api decidono di diventare oneste e sociali, la società si impoverisce e si disgrega. La morale della favola, che aveva come sottotitolo Vizi privati e pubbliche virtù, ha attraversato i secoli, fino a diventare, tramite la metafora della mano invisibile, l'idea portante della teoria economica, per la quale i meccanismi del mercato avrebbero la proprietà di risolvere l'egoismo individuale nella pubblica prosperità. Quindi il volume proposto in questa collana segue un'impostazione di ricerca orientata a mostrare che oggi, per salvaguardare e ampliare le nostre conquiste materiali, è necessaria una visione dell'economia e dei rapporti sociali che, superando l'antropologia dell'uomo economico, porti le api verso l'idea di un benessere che abbia come fondamento la natura della socialità umana. Questa è l'idea portante di questo libro. Tant'è vero che, continuando, vedendo l'esergo, si legge da Rovelli che cos'è la scienza. I grandi passi avanti della scienza non sono dovuti alla scoperta di soluzioni nuove a problemi ben posti, sono dovuti alla scoperta che il problema era mal posto. E allora vengo, secondo me, al motivo fondamentale di questo libro, che secondo me è da leggere, perché è un libro economico che parla di economia in un momento in cui, appunto, non è probabilmente una crisi, ma come scrivono i due curatori è addirittura uno stravolgimento epocale. Ora non ricordo bene, ecco, dice: siamo di fronte, a pagina 13 dell'introduzione, Anna Pettina e Andrea Ventura scrivono: più probabilmente siamo oggi di fronte a un passaggio di portata storica dove è in discussione nelle sue fondamenta il rapporto fra economia e società per come è stato finora concepito. Quindi siamo a un passaggio storico. Siamo a un passaggio storico e questo libro parla di economia ma ribaltando completamente il punto di vista, cioè riuscendo quasi a non parlare di economia, mi viene da dire, o perlomeno essendo molto molto critici all'interno dell'economia, cioè si parla di economia in modo completamente diverso da come se ne parla solitamente. E vengo quindi al secondo punto, perché il motivo per cui secondo me questo libro è importante e deve essere letto, nel senso, io non sono un economista, sono laureata in filosofia, insegno storia e filosofia, e devo dire che, appunto, anche per una persona come me che non è avvezza appunto a questi argomenti, alle problematiche economiche, è un libro che si può assolutamente leggere e di facile lettura. Quindi devo dire che, appunto, questo proporrei innanzitutto, ecco, direi di partire da qua. Vi chiederei allo storico, al filosofo, di darmi innanzitutto una vostra impressione sul libro, e partirei proprio da quest'idea del problema mal posto, cioè come se secondo voi, appunto, per affrontare una crisi come quella che stiamo attraversando, hanno ragione i nostri curatori e anche gli autori dei saggi, perché il libro è un insieme di saggi, poi magari ci racconteranno anche come è nato il libro stesso, in cui, appunto, probabilmente occorre ribaltare questo punto di vista, per cui forse uscire dall'economia per arrivare forse all'antropologia e quindi rimettere probabilmente al centro l'essere umano e non tanto la struttura. Chi di voi vuole partire? Non so, è mai filosofo. Dopo rimette a posto le cose. Allora, chi fa? Prego, va bene. Allora, un attimo, che io ho sempre bisogno di avere il parola per settimana. Bene, innanzitutto
Vorrei partire da un dato così di cronaca. Perché sono qua oggi? Sono qua oggi perché qualche settimana fa, seguendo con la coda dell'occhio Linea Notte, queste trasmissioni, oramai sento solo le prime parole, ma poi sono anche capace di andare avanti da solo perché sono 20 anni che ripetono sempre le stesse cose, no? E quindi mi sono scocciato, per cui dico vabbè, se non c'è qualcosa, no? Con mia grande sorpresa, non soltanto ho visto una persona che non rientrava negli abituali giri di amici degli amici degli amici, che sono sempre quelli che girano, insomma, no? Ma ho sentito questa persona, cioè Anna Pettini, dire due cose che mi hanno letteralmente folgorato. Perché ha detto cose che io sto pensando da storico, dal mio orizzonte disciplinare, da almeno 10 anni, no? Con le stesse parole che uso io. Queste due cose sono: primo, questa crisi non è una crisi congiunturale, ma è una crisi di sistema. Punto. Secondo, il superamento di questa crisi parte da una nuova antropologia economica. Neanche 2 giorni prima, rimuginando le mie cose, io avevo pensato: qui non se ne esce senza una riformulazione valoriale. Avevo usato questa espressione, no? E credo infatti che le vie poi per uscirne siano sostanzialmente due. C'è una via di riformulazione teorica che però deve andare contestualmente, io credo, con lo studio. Faccio una parafrasi di Brecht, lui diceva: se volete capire il mio teatro, guardate il teatro di ogni giorno. Io dico: bisogna guardare l'economia di ogni giorno, perché molte persone, ci sono studi, c'è un mio amico illustre sociologo che lo ha scritto recentemente, in realtà empiricamente, se vogliamo, ma non si scappa, no? Stanno elaborando una serie di strategie e quindi anche di indicazioni che vanno esattamente in questa direzione. Io ne ho alcuni esempi molto vicini, perché una di queste persone è mia figlia, e quindi so molto bene che, benché abbia 25 anni e già 2 bambini, e quando parlo di riformulazione valoriale so molto bene quello che dico, ve lo garantisco, perché me lo trovo davanti. Perché, per esempio, mia figlia ha buttato letteralmente dalla finestra una serie di fesserie di tipo consumistico. Secondo i parametri, diciamo così, ufficiali, dovrebbe star male, e invece sta benissimo, è felice come una Pasqua, e i suoi figli sono più felici di lei, no? Ecco, vabbè, qui c'è dietro una storia particolare, ma non vi sto a tediare con questioni. Ora, quindi, punto numero uno, crisi di sistema. Preciso che da storico mi sono lungamente occupato delle due grandi crisi dell'Europa negli ultimi 2000 anni, che sono, come noto, la depressione rinascimentale, quella che viene aperta dall'arrivo della peste nera nel 1348-50, e soprattutto la crisi del 600, con la quale quella che stiamo vivendo presenta, a mio avviso, alcune inquietanti analogie, no? Io qui voglio dire, naturalmente non sono qui, non entrerò nel merito, diciamo, specifico, diciamo tecnico, di questi saggi, perché Ufferè fa il come stessi, dice Milano, no? Però, siccome siamo tutti d'accordo, e credo e dirò che la chiave maestra poi è appunto, diciamo così, l'unità della cultura, e soprattutto la collaborazione tra quelle che io chiamo scienze per l'uomo, non scienze dell'uomo, perché ci sono scienze che non hanno l'uomo per oggetto, ma che sono essenziali affinché noi possiamo capire dove siamo umani. Sto pensando naturalmente all'etologia, che dà delle chiavi importantissime di lettura del comportamento animale, e altrimenti, come le chiama il mio amico Giorgio Vallortigara, che fa neuroscienze cognitive a Trento, no? E dove invece siamo specificamente Homo sapiens sapiens. Quindi io sono qui non tanto per illustrare, diciamo così, un lavoro che io naturalmente ho letto con estremo interesse, condividendone assolutamente l'orizzonte, e anche per questo che non sento il bisogno di portare vasi a Samo, ma per dare, se è possibile, un contributo, partendo proprio dalla mia esperienza di questi anni, che è un'esperienza scientifica, editoriale e soprattutto didattica, e di cui ho avuto e sto avendo delle conferme
devo dire, estremamente importanti, no? Estremamente importanti. Veniamo però al primo punto. Quando mi ricordo una delle ultime volte che ho avuto modo di parlare con un carissimo collega, grande latinista, che poi purtroppo è scomparso, era appena andato in pensione e c'era appena stato il fallimento di Lehman Brothers, no? E questo mio collega e amico diceva, borbottava, dice: spero che sia la fine del capitalismo. E io tra me e me dicevo: bah, probabilmente la fine del capitalismo no, ma la fine di una fase precisa nella storia del capitalismo, su questo io non ho alcun dubbio, questa è la fine del capitalismo consumistico. Del resto scopriamo l'acqua calda, perché Cameron, no, l'attuale leader inglese, il giorno dopo essere eletto, naturalmente, se ricorderete, fece un bel discorso alla nazione dicendo: cari inglesi, scordatevi come avete vissuto fino a ieri, perché quello che avete visto non tornerà mai più. Punto. Ora, come è stato detto e come io non posso che confermare, e come ripeto oramai, come quello dei fichi e di Cartagine, no? Non c'è, il problema è l'uomo. Punto. Questo io dico ai miei studenti un giorno sì e l'altro pure. Il problema è l'uomo. E uso a questo proposito, e qui vorrei un attimo soffermarmi, il termine modello antropologico. Il problema è il modello, i modelli antropologici, perché non è detto che ce ne debba essere un solo. E spiego, guardate che io uso questo come sostituzione della vecchia locuzione natura umana, per due motivi. Un motivo di circostanza, perché questa espressione è stata talmente abusata in passato, no? È stata talmente usata per coprire in realtà operazioni ideologiche di bassissimo profilo che è diventata inutilizzabile. Non la si può più usare, secondo me. E poi, e questo è un motivo più di fondo, perché se si dice natura umana, si afferma implicitamente che noi siamo in grado di conoscere il noumeno kantiano, perché siamo in grado di cogliere l'essenza, no? E direi che fare un salto all'indietro nella storia di filosofia così lungo forse non è il caso. Quindi il termine modello antropologico è molto più aderente alla realtà dei fatti, molto più modesto, no? Perché noi diciamo, noi non scopriamo la verità, noi costruiamo un modello che è essenziale perché noi possiamo operare. Parlavo prima di etologia, è l'esperimento della scimmietta e della banana. Sono pochissimi gli esseri viventi che come noi sono in grado di costruire qualcosa nella loro testa prima di tradurlo nella realtà, come fa la scimmietta che non arriva a prendere la banana. È un esempio, un esperimento classico in etologia: c'è un bastone nell'ambiente, la scimmietta si ritira, non fa nulla, pensa in realtà, poi prende il bastone, dà un colpo alla banana e la prende. Lo ha fatto nella sua testa prima che nella realtà. Pensare di fare qualunque operazione di tipo politico, economico, sociale senza un modello preciso in testa è evidentemente impossibile. Naturalmente questi modelli noi sappiamo che sono provvisori, che sono perfettibili, che sono validi fino a prova contraria, no? E quindi senza arroganza, no? Diciamo, ne abbiamo assolutamente bisogno, però dobbiamo essere disposti a cambiarli anche domani mattina, no? Se l'impatto con la realtà ce lo In cosa consiste, a mio giudizio, la importanza centrale della costruzione di nuovi modelli antropologici o di un nuovo modello antropologico? Perché è necessario? A mio giudizio per tre motivi essenziali. Primo, per l'evidente fallimento dei modelli antropologici su cui erano state costruite, diciamo, le teorie del secolo passato. Certo, la crisi del socialismo reale ha un sacco di cause, possiamo andare avanti giorni e mesi, però non c'è dubbio che alla base di tutto c'era un modello antropologico che, visto con gli occhi di oggi, appare di una rozzezza, no? Per non parlare della favola delle api, no? Che oltretutto oggi è scientificamente confutata, vi do questa informazione, cioè è una balla, perché dopo la scoperta dei neuroni specchio, come dirò più avanti, noi abbiamo tolto il problema dell'egoismo-altruismo dal dominio delle anime belle
e lo abbiamo posto su una base fisiologica molto precisa. Poi dopo uno può pensarla come vuole, però da questo non si prescinde. Abbiamo scoperto che aveva ragione il buon Martin Lutero quando diceva: non esistono buone opere perché le buone opere si fanno per il nostro vantaggio. È vero, però è anche vero, ciò significa che le buone opere non sono un fatto di anime belle, ma hanno una base materiale precisa e quindi un fondamento che va oltre qualsiasi opinione. È un elemento di cui bisogna tenere conto. Punto. Quindi fallimento dei modelli precedenti, ma poi la necessità assoluta portata da quella che, per usare un termine molto abusato, si chiama globalizzazione, che peraltro è una cosa molto concreta che i nostri figli si trovano tra i piedi ogni giorno, perché oramai è normale che ogni studente abbia un compagno di classe giallo, uno verde, uno rosso, eccetera, eccetera, no? A questo proposito io ho... è molto chiaro quindi che se facciamo dei modelli antropologici non possiamo farli su base esclusiva giudaico-cristiana, perché se no non cominciamo neanche. A questo proposito io amo usare una metafora che è quella della costituzione culturale. Ragiono così: come esiste in ogni stato degno di questo nome una legge fondamentale che codifica la base comune di tutti coloro che vivono in quel determinato tipo di stato, sulla cui base poi ognuno farà quello che vuole, e allora l'ebreo farà l'ebreo, il cristiano farà il cristiano, l'ateo farà l'ateo, il musulmano farà il musulmano, però ci sarà una base comune, condivisa, che permetterà a ciascuno di riconoscere nel suo vicino un essere umano, o se no l'alternativa a questo è il bagno di sangue, terzo mondato. Quindi necessità di partire da una base molto più ampia che non la tradizione giudaico-cristiana, se no non cominciamo niente. Terzo motivo per cui è indispensabile, a mio avviso, un nuovo modello antropologico, e qui tocchiamo un tasto molto importante nel giudizio, ed è l'enorme sviluppo che hanno avuto nella seconda metà del secolo scorso le scienze, ma soprattutto le scienze della vita. Io sono perfettamente d'accordo col mio collega Telmo Pievani, che insegna filosofia della biologia a Padova, il quale sostiene che il XXI secolo è il secolo della biologia. Sono perfettamente d'accordo. In che senso? Stefania Consigliere, che è un'antropologa molto brava che lavora a Genova, ha pubblicato una serie di articoli su una rivista che si chiama Naturalmente, che è la rivista degli insegnanti di scienze delle scuole medie superiori, che adesso è diventato un libro molto bello, dove parte da questa constatazione. Se un grande storico come Hobsbawm ha avuto una grande fortuna con un libro intitolato Il secolo breve, dipende dai parametri che uno usa, perché io credo che in realtà il Novecento sia un secolo molto lungo, non è ancora finito, ci siamo ancora dentro e dobbiamo ancora trarne tutte le conseguenze del Novecento. Si è verificata una discrasia mostruosa tra lo sviluppo delle scienze e il senso comune. Questo anche in virtù di un'operazione truffaldina, a mio giudizio, dal punto di vista ideologico, che ha messo in evidenza nei decenni passati solo i cosiddetti progressi della tecnologia, obliterando invece i progressi delle scienze e soprattutto delle scienze della vita. Ora, la scienza senza la tecnologia, la tecnologia senza scienza non possono esistere. Nella migliore dei casi sono inutili, nel peggiore fanno disastri epocali. Chiunque abbia avuto l'esperienza di un caro ammalato di gravi malattie o, non so, di percorsi di riproduzione assistita, sa molto bene cos'è quello che dico, perché lì si tocca sulla propria pelle l'impotenza della tecnologia dove non ci sia scienza. Abbiamo strumenti tecnologici raffinatissimi che vengono usati per sparare letteralmente nel mucchio, perché non si sa poi cosa succede. D'altra parte, la scienza senza tecnologia non va avanti, perché il povero dottor Freud aveva cominciato a fare il lavoro come poi lo hanno fatto i neuroscienziati 70 anni dopo, ma si è dovuto fermare perché non c'era l'elettroencefalogramma,
perché non si potevano avere immagini dell'attività cerebrale ai positroni, via dicendo. E infatti da quando invece, con la seconda metà del secolo scorso, per esempio, abbiamo potuto cominciare a misurare il sogno non da quello che ci raccontavano quelli che sognavano, ma a vedere che c'è la fase REM, a vedere i potenziali elettrici del cervello come variano, beh, è stata costruita serie di teorie di fronte alle quali il povero dottor Freud è cascato come un pera, insomma, ma poveraccio, io non ce l'ho con lui, ha fatto quello che poteva, ma è una dimostrazione di come non ci possa neanche essere scienza senza tecnologia. E qui io vorrei fare appunto qualche piccolissimo esempio. Io stesso, che ho avuto la fortuna di avere una collega, sua figlia tra l'altro, la Maria Turchetto, no? La quale si è accorta una quindicina di anni fa che i biologi stavano facendo più filosofia dei biologi. E mi ha insegnato moltissime cose, sono entrato in contatto con molti di loro, no? Allora, ho già fatto un cenno prima, quando noi partiamo da questa scoperta che è veramente la più importante scoperta del secolo, quella dei cosiddetti neuroni specchio, no? E tutta l'etica, per esempio, cambia. Tutta la nostra immagine dell'uomo cambia. Quando noi ammettiamo, per esempio, che siamo nel secolo dell'epigenetica, quando noi facciamo tesoro dei progressi, delle scienze, ci sono intere discipline che sono nate a seguito degli studi di Stephen Jay Gould, per esempio, no? Per cui il concetto di eterocronia, cioè il concetto secondo cui il genoma non regola soltanto la codificazione delle proteine, ma anche i tempi di questa codificazione. E allora perché tra noi e uno scimpanzé c'è una differenza nel genoma dell'1,8%? Ridicola! Ma questo dà luogo a due fenotipi, cioè a due animali completamente diversi. Perché per esempio intervengono fenomeni di epigenetica, il silenziamento di alcune codificazioni, per cui noi nasciamo unici mammiferi al mondo senza pubblici. La scimmia neonata. Ma assai di più, perché nei nostri piccoli, diciamo, la saldatura delle ossa del cranio viene ritardata. Di conseguenza la massa cerebrale ha uno sviluppo abnorme. Come altra conseguenza, il parto in realtà risulta strutturalmente prematuro, secondo queste teorie, rispetto alla necessità. L'uomo nasce prematuro, quindi con una esposizione all'ambiente drammaticamente più lunga di tutti gli altri esseri viventi. Voi capite come questo rimette in discussione una montagna di problemi, no? Il natismo, non il natismo. Allora, per carità, io non dico naturalmente che adesso tutti dobbiamo mettere in biologia, no, anche perché poi, voglio dire, se uno va a vedere cosa stanno facendo i genetisti, eccetera, trova un bailamme incredibile, ovviamente, no? È chiaro quindi che non è che si tratta di andare a prendere lezioni, si tratta di prendere atto quantomeno di alcuni elementi universalmente condivisi dalle scienze contemporanee che hanno un impatto gigantesco sulla nostra immagine di noi stessi, no? E cominciare a ragionare, in altre parole, quello che dico anche ai miei studenti e lo dico con riferimento a tutte le scienze sociali. Guardate, noi siamo dei simpatici signori che continuano a ragionare come se fosse il sole a girare attorno alla Terra, quando qualcuno ha già dimostrato un po' di tempo fa che invece succede il contrario. Questo ritardo credo debba essere colmato. Poi, ripeto, ci troviamo lo stesso in un bailamme, ma in un bailamme diverso, quantomeno in un bailamme aggiornato. Ecco, io sto applicando questo tipo di prospettiva, nei miei limiti naturalmente, alla mia disciplina, no? Con risultati a volte sorprendenti. Ripeto, è nata per esempio una disciplina intera che si chiama psicologia evoluzionistica, che è una cosa da fare con molta cautela, ma che dà anche dei risultati assolutamente, cioè studia quelle caratteristiche psicologiche che non dipendono da alcun ambiente specifico storico-sociale. È qui che noi possiamo inferire
una eventuale, tra virgolette, natura umana, e però non siamo in grado, non saremo mai in grado di isolare in forma pura, anche perché in forma pura non esiste, ma esiste sempre in forma storica. Rita Levi-Montalcini parlava di modulazioni, cioè la natura umana, io dico ai miei studenti, non sappiamo se c'è. Se c'è, è probabilmente, se c'è non la conosciamo, se potessimo conoscerla scopriremmo che è una scatola vuota. Cioè qualcosa che pone delle istanze che però possono essere soddisfatte in modi diversissimi a seconda delle situazioni storiche, a seconda. Quindi, diciamo, in questo modo noi, e del resto questo è, diciamo, adattativamente sensato, perché se noi nascessimo con, come credono alcuni, no, con un DNA che progetta tutto quanto, che è una visione caricaturale del DNA, evidentemente, che nessun genetista serio sposerebbe mai, perché questa visione è una visione anti-adattativa, no? Il bambino di poche ore di vita, è stato dimostrato con l'osservazione preferenziale, fissa la propria attenzione preferibilmente verso tutto ciò che è tondo con due cerchi dentro. È un filtro, perché lo aiuta a separare dai milioni di percezioni che riceve il campo in cui troverà il volto della madre. Ma se nascesse col volto della madre stampato e la madre fosse morta, morirebbe anche lui. Ecco quindi che è nella complessa interazione con l'ambiente. Ecco, basta, ho parlato fin troppo. Passo allora la parola al professor Ciardi. Diciamo solo, dico solo una cosa, per eventualmente serve per il dibattito e per la discussione, che mi sembra di capire allora che questa nuova visione dell'antropologia si sposa con una profonda impostazione organicista, genetista, in cui sì e no. E allora appunto poi vedremo, sentiremo se i nostri curatori sono d'accordo con questa visione, cosa appunto prendere o meno. E adesso invece passo la parola al professor Ciardi. Grazie. Serve il microfono? Sì, perché sennò sì. Facciamo il microfono. Dunque, io sono uno storico della scienza, di storia della scienza e della tecnica, insegno qua all'Università di Bologna, e mi sono occupato di economia anche nell'ambito dei miei corsi durante una riflessione sull'evoluzione del sapere scientifico a partire dall'età moderna, da Galileo in poi, il momento in cui l'economia viene a caratterizzarsi o ha l'ambizione di essere una scienza al pari della fisica, della matematica o altre scienze che in quel momento si stanno costituendo. Poi ci torniamo un attimo. E quindi è uno sguardo da storico della scienza sull'economia, quindi esterno, non di un economista o di uno storico dell'economia, interno alla disciplina. Questa è una cosa importante da dire, e si potrebbe subito fare l'obiezione: ma come fai a fare storia dell'economia non essendo un economista? Questo è un problema generale su cui ora mi soffermo un attimo. Prima però voglio ricordare anche l'oggetto specifico del libro, no? Il titolo è Quale crescita? Quale crescita? La teoria economica alla prova della crisi. Quindi è evidente che il nucleo centrale delle riflessioni del libro è il concetto di crescita. Cos'è la crescita? Ne sentiamo parlare continuamente, no? Da quando sono piccolo, che è il giorno di telegiornale, e capisco che se non c'è questo più, sulle borse non c'hanno segno più, e se non cresciamo c'ho qualche problema serio che devo risolvere, no? Perché cioè, siamo cresciuti con questa angoscia della crescita a tutti i costi. Quindi il libro si pone il problema di esaminare questo tipo di concetto, cercando anche di capire se è stato il problema della crescita nel corso della storia dell'economia è stato posto in maniera corretta. È stato citato da Bell all'inizio: se il problema è stato mal posto, e la risposta è sì, è stato mal posto. La cosa interessante a mio punto di vista è che questa cosa non è stata detta solo in tempi recenti, ma già dal momento in cui nasce l'economia come scienza ci sono molti che iniziano a dire: attenzione, che state ponendo male il problema.
Naturalmente, ci tornerò su un attimo, sempre più l'economia si specializza come disciplina e sempre più quelli che dicono che il problema è mal posto sono intellettuali, professionisti, stati esterni alla disciplina. E questo è un altro problema, ora ci torniamo un attimo. È vero che il libro non è un libro tecnico, nel senso che bisogna intendersi cosa deve essere un libro di economia o cosa si deve scrivere in un libro che parla di economia per far capire l'economia. È la stessa questione del fatto che se noi vogliamo capire la fisica moderna, non è che andiamo a leggere un libro specialistico che parla di fisica delle particelle, nessuno di noi è in grado di leggerlo, no? Non sono in grado di leggere a volte neanche i fisici stessi che lavorano nel fisico sperimentale, non riesce a capire il fisico teorico, ci mancherebbe il chimico che non riesce a capire il fisico. E quindi il problema dello specialismo è una questione importante, nel senso che l'economia, poi come tutte le discipline, ha avuto una sempre maggiore specializzazione al proprio interno e quindi il linguaggio dell'economia viene compreso solo dagli specialisti del settore, quello tecnico. Poi appunto si può discutere se i linguaggi sono corretti oppure no. E lì c'è nuovamente il problema. Sì, ma se sono gli specialisti che possono capire, come fa uno dall'esterno? Però anche molti economisti si sono posti questo problema. Mi viene in mente, e parlo sempre, quindi mi correggete se dico delle stupidaggini, insomma. Però un grande economista, no, di inizio Novecento, Schumpeter, ha riflettuto su questa questione di come poteva essere posto il problema in economia. All'interno ci sono tutta una serie di saggi molto interessanti e per esempio quello di Stefano Bartolini, no? Perché è importante anche leggere i titoli: comprare da soli, come l'infelicità degli americani si è trasformata nella crisi economica attuale. Quindi è una riflessione anche su problemi contemporanei che riguardano non solo il tema della crescita, ma quello dei consumi. Il saggio di Anna Pettini è finito o non finito i bisogni umani tra l'ipotesi di non sazietà e la teoria dell'adattamento, che è molto interessante perché sviluppa il tema di quali sono i nostri bisogni e se effettivamente i bisogni che abbiamo hanno un senso oppure no, se sono stati indotti oppure no, se appunto la questione è stata mal posta oppure no. E tutti i saggi ruotano intorno a queste tematiche, alcune più economiche, alcune più storiche, e sono tutti molto interessanti e partono da un punto comune di riflessione, che è uno scritto di un grandissimo economista del Novecento per cui io simpatizzo molto, ma ci sono dei motivi, che è John Maynard Keynes, e il libro parte da una riflessione su questo saggio scritto da Keynes nel 1930, possibilità economiche per i nostri nipoti. È talmente interessante che io spesso l'ho anche utilizzato nei miei corsi di storia della scienza, perché mi serviva a illustrare tutta una serie di problematiche. Naturalmente ora ci sono anche i curatori, quindi se vorranno entreranno loro nel dettaglio del perché di questo riferimento, però in questo saggio Keynes propone, diciamo, nel 30 una visione di quello che potrebbe essere l'economia a 100 anni di distanza e prospetta anche delle ipotesi, quali addirittura alla fine dell'economia come disciplina. Cosa che io dico sempre, non bisogna mai né sbilanciarsi nelle profezie né avere delle certezze troppo, da storico insomma ho questa abitudine, diciamo, bisogna sempre evitare le affermazioni troppo categoriche o profezie del tipo. Il problema è che gli economisti sono diventati un po' simili ai profeti. E allora, vediamo un attimo rapidamente. L'economia nasce più o meno come disciplina scientifica intorno alla seconda metà del Settecento. Giustamente in quel periodo ha l'ambizione, perché lì il modello è quello della fisica newtoniana. Alla fine del Settecento, soprattutto in Francia, ma insomma è un dibattito europeo, c'è un gruppo di scienziati, filosofi naturali ancora, il discorso sarebbe complesso da questo punto di vista, noi siamo sempre abituati a pensare alla scienza come oggi, ma la scienza nel passato non è così,
come oggi, addirittura non esisteva come professione, sono cose che non vanno mai dimenticate. Per cui uno pensa ad Adam Smith come economista, in realtà è un filosofo intellettuale e chi più ne ha più, cioè sono intellettuali a tutto campo ancora. Il problema è che l'idea che si possa trasformare qualsiasi disciplina in una scienza esatta sulla base del modello esatto della meccanica newtoniana, quello che ha funzionato per la fisica meccanica, perché in quel momento si pensa si possa applicare a tutte le discipline. Quindi perché anche l'economia non può diventare una scienza esatta come la fisica? Perché non può applicare i calcoli della matematica per prevedere il comportamento di quello che oggi noi chiamiamo i mercati, gli scambi economici, eccetera, eccetera? Come sapete, questa utopia viene applicata in quegli anni poi anche alla sociologia, no? C'è Auguste Comte, il padre della sociologia moderna, il padre, insomma, comunque spesso si aveva disputa. Comunque c'è questa idea che io posso applicare la matematica, gli strumenti quantitativi delle scienze esatte, della fisica, all'interpretazione di tutti i fenomeni della realtà naturale, incluso quella umana. Tra l'altro, nell'introduzione al libro si cita proprio questa questione, perché parlando delle problematiche suscitate dal libro di Keynes, si dice che i problemi, ora sintetizzo, cioè i problemi sollevati da Keynes sono di natura culturale e antropologica, e sono in seguito di natura economica, di politica economica, e poi sono problemi sollevati da un economista, che i problemi solleva Keynes, appunto, come diceva il collega prima, sono di natura più ampia, arrivano a interessare l'antropologia, la psicologia, il comportamento umano. E si dice, oggi gli economisti del mainstream, che si sono formati sulla base di una serie di presupposti spesso impliciti, quali l'individualismo metodologico, l'antropologia dell'homo economicus e l'idea, questo è il punto che a me interessa, per la quale le scienze economiche devono ricalcare il modello di scienza che si è affermato nelle scienze della natura, cioè quello che vi stavo dicendo io. Poi chiediamo ai colleghi, li conoscono bene, io le conosco un po' di riflesso, perché a volte mando gli studenti nelle facoltà di economia, i miei studenti di filosofia, ho detto andate a verificare se le cose vi dico hanno un qualche senso. E mi fanno, ma professore, ma effettivamente insegnano ancora un po' quell'economia che ci sembra, tu citavi il Novecento, secondo me bisogna tornare all'Ottocento in molti casi. Cioè, molti settori dell'economia dominante, secondo me, ancora risentono di un paradigma addirittura positivista, che tra l'altro si riflette proprio sul concetto che si può crescere all'infinito, così come il positivista tradizionale pensa che la scienza e la tecnica di per sé possa risolvere qualsiasi altro problema. E lo dice uno che sta dalla parte della scienza sempre, quindi non è quello che credo. Questi economisti che si formano ancora oggi nelle facoltà di economia, facoltà non ci sono più, rifuggono dall'affrontare problematiche di questa portata. Infatti, quando ho letto questo libro, l'ho detto anche a Anna, mi è tornata la voglia di lavorarci sopra questi argomenti, perché ci ho lavorato per alcuni anni, poi mi ho detto, ma certo esporsi su queste questioni quando gli economisti, insomma sì, ce ne sono alcuni che hanno riflettuto su questi problemi, ma mi sembrano ancora un po' marginali, un po', poi ne possiamo discutere se è veramente cambiato il vento oppure no su queste questioni. Cioè il problema è, la domanda, no? Ma cosa si insegna, cosa si studia oggi nelle facoltà di economia? Che tipo di economia si insegna? E rispetto ai problemi di cui stiamo parlando, stiamo ponendo anche le questioni da un punto di vista problematico, oppure veramente si insegnano ancora dei vecchi modellini che... Allora qui, e poi mi interrompete quando vado troppo lungo, voglio tornare a una questione che da storico della scienza conosco bene e che non riguarda l'economia, riguarda tutte le discipline. Cioè gli storici della scienza sanno bene che le discipline, chiamiamole così, scientifiche, poi si può discutere sulla scientificità dell'economia, in che senso, perché poi non tutte le scienze sono uguali, questo lo fa la fisica, lo fa la chimica, lo fanno anche le scienze più recenti, noi sappiamo che nel corso della loro storia, specializzandosi le discipline, trovano un linguaggio sempre più coerente, trovano dei criteri in base alla quale definire i loro oggetti di ricerca e alla fine, no, scrivono
ma dopo tanto tempo, voi pensate a una scienza moderna nata nel 600, alla fine nel 900 noi ci troviamo in manuali di fisica, di chimica, di geologia e anche di economia. Pensiamo che la scienza di cui ci parlano quei manuali, anche dal punto di vista storico, sia la scienza del 600, non è quella. Cioè il problema è che le discipline vanno avanti, codificano una serie di teorie che hanno avuto una lunga storia, le presentano come se fossero le uniche teorie ammissibili, perché questo è ancora, ad esempio, non è il problema dell'economia. Le scienze, poi nei licei, vengono ancora insegnate in questo modo, tutte le scienze. Sono una serie di questioni che gli studenti in genere dicono, vabbè, me le imparerò, prima di capire, mi imparerò, cioè capire cosa ci sta dietro, la storia. Cioè, in genere si deve insegnare che la scienza è problemi mal posti, o è dubbio, o è crisi, e invece in genere si fa vedere una verità che si è codificata e non si mette in discussione. Quindi l'economia ha lo stesso problema di tutte le scienze nello sviluppo del loro sapere, cioè che a un certo punto ogni disciplina tende a dimenticare la sua storia, questo è il punto chiave, e pensa che quello che si legge nei manuali sia quello che è sempre stato e a volte sempre sarà. Perciò magari si creano tanti bravi tecnici, ma appunto non persone. Questo è un problema che riguarda tutte le discipline, riguarda il grosso problema dell'insegnamento delle discipline scientifiche al liceo, e si potrebbe discutere anche nell'università. Da questo punto di vista, io quindi, da storico, nel caso, se serve, nei confronti degli economisti posso, diciamo, essere di aiuto. Se l'economista mi dice, mi aiuti insieme, proviamo a riflettere insieme sulla storia della disciplina, perché vorrei capire se il problema è davvero mal posto e in che modo. Allora, come già è stato accennato, se l'economia nel Settecento, specializzandosi, ha assunto come punto di riferimento, diciamo, il paradigma meccanicistico newtoniano, e poi con l'avvento dei marginalisti, o quella poi diventa l'economia neoclassica, ha proprio codificato il fatto che l'economia può essere una scienza come al pari della fisica e della matematica, e quindi può avere una capacità di previsione in base a dei modelli astratti che poi si applicano alla realtà. Ora non cito nomi per non fare brutta figura, ma poi ne possiamo discutere. E quel, diciamo, modo di pensare non l'ha più cambiato, perché appunto, diventando una disciplina specialistica, ha assunto una serie di regole al suo interno e ha continuato a mantenerle, almeno nella sua parte dominante. Quando sono arrivate delle novità in campo scientifico, gli economisti non le hanno più viste. Cioè, nel momento in cui si è cominciato a dire, guardate, che però il modello fisico newtoniano non funziona più bene come... perché ci sono tutta una serie di questioni storiche. Keynes le sapeva bene, anche perché, se qualcuno di voi non lo sa, era un grandissimo cultore e studioso di Newton, al punto tale che è stato lui a salvare ed acquistare a delle aste i manoscritti alchemici di Newton che le grandi istituzioni scientifiche non volevano, perché avevano paura che studiare l'alchimia di Newton intaccasse la figura del meccanicista positivista. E qua ci sono degli accenni interessanti dentro questo testo che fanno vedere come lui non solo conoscesse bene Newton, ma c'aveva un po' delle idee strane sulla storia del suo complesso. Insomma, è interessante, ma ora non vi posso dilungare. Punto chiave, metà dell'Ottocento, mentre gli economisti si danno una struttura della loro disciplina in maniera solida da manuale che fa riferimento ai paradigmi scientifici del Settecento, arrivano l'evoluzione darwiniana e soprattutto la termodinamica. Ora, come dico sempre agli studenti, e poi chiudo qui, non è che, perché il punto è questo, cioè nessuno di noi è specialista in nessun tipo di disciplina scientifica, ma neanche gli scienziati. Voi pensate che un biologo sia in grado di capire cosa fa? No, quindi siamo allo stesso livello. Questo pone il problema di come si fa a controllare i risultati scientifici. Quindi è un problema di valori, è un problema di capire come funziona la scienza, non di cosa dicono dal punto di vista tecnico gli scienziati. Quindi, come dico sempre agli studenti, qui non si tratta di
Ma professore, mi chiede delle leggi della termodinamica, ma io non sono venuto a filosofia, mica a studiare scienze. No, perché questa è una questione filosofica. Perché conoscere le leggi della termodinamica? Perché tu conosci chi è Dante, non conosci chi era Max o chi era Clausius, le leggi della termodinamica, che è importante allo stesso livello. Quindi non si tratta di conoscere un sapere tecnico, ma di ricordarsi che in particolare il secondo principio della termodinamica, formulato da uno scienziato tedesco che si chiamava Clausius, quello che ha inventato il termine entropia, e che ha riflettuto molto anche sulle, cioè se uno legge gli scritti di questo signor Clausius, fine 800, c'è una crescita al concetto di c'è una critica al concetto di crescita che uno dice, quando l'ha scritta nel 2014, no, è 1880, le dicevano già, solo il dibattito è ancora tra intellettuali. Allora, il concetto di entropia ci dice che tutte le forme di energia hanno un collegamento fra di loro, però l'energia tende a una direzione per cui non si può più tornare indietro, cioè l'energia tende a dissiparsi verso una forma di calore che non è più recuperabile. Detta in soldoni, è così, cioè nel momento in cui si dimostra che esiste l'entropia, il secondo principio della termodinamica, si dimostra automaticamente, poi si può discutere sui tempi, si dimostra automaticamente che non è più possibile una crescita all'infinito. Naturalmente poi il discorso della crescita all'infinito può avere dei ragionamenti ancora di buon senso, del tipo siccome siamo su un pianeta molto piccolo e limitato, una piccola astronave nel cosmo, no? Sono tutte le metafore che poi sono circolate anche tra gli economisti alternativi nel corso del Novecento, come si fa a crescere all'infinito in un pianeta piccolo che ha risorse limitate? E oltretutto ci dice anche il secondo principio della termodinamica che in linea di massima teorica non si può fare, anche se non ci dice i tempi, perché ovviamente questa è una questione su cui discutere. Queste cose, allora, è stato anche detto che oggi chi non conosce il secondo principio della termodinamica o è un pazzo o è un economista. È stato detto questo, perché è una cosa di cui non si può tener conto, è un principio di fisica che appunto forse su cui bisognerebbe insistere di più, però capisco che sia complesso perché ovviamente io non lo so, sono sempre un po' anche sempre diffidente al discorso dei cambiamenti epocali, no? Siamo, perché se poi si guarda la storia ognuno pensa sempre di essere in un cambiamento epocale, poi. Però è sicuramente vero che adesso, diciamo, ci sono i segni abbastanza evidenti che questo modello che ha dominato l'economia negli ultimi, dagli anni 70 soprattutto, no, 80, perché poi se uno guarda la storia e dice ma non è che c'è sempre stato questo modello, ce ne sono tanti che si sono succeduti nel corso del tempo, comunque non funziona più, non regge più per motivi che già ha detto il collega, ma che poi sono anche strettamente scientifici. E siccome l'economia ha fatto della scienza un suo punto di riferimento, bisognerebbe ne tenersi conto. Un sacco di carne al fuoco, direi di procedere così, quindi se siete d'accordo, nel senso che mi legherei a questo ultimo discorso che faceva il professor Ciardi, passerei la parola alla professoressa Pettini, perché il saggio che tu hai scritto è proprio, appunto, prende proprio in oggetto questo paradigma della insaziabilità infinita, potremmo dire, dell'insaziabilità. E attraverso appunto questo distinguo fra bisogni ed esigenze, per cui magari potremmo anche già impostare il discorso sull'antropologia. Poi al professor Ventura invece chiederei di agganciarci sul discorso del metodo, cioè è giusto applicare il metodo delle scienze all'economia? Poi vediamo, insomma. Devo dirvi una cosa, insieme a noi stasera ci doveva essere la professoressa Orbinarti, che non è potuta venire, ci ha telefonato dispiaciutissima, ma ha 38 di febbre. La salutiamo e speriamo una prossima volta, ecco, mi ero scordata di dirlo all'inizio. Bene, grazie. Allora, io innanzitutto ringrazio i nostri, nostri relatori e non riuscirò che in piccolissima parte a rispondere a tutte le sollecitazioni che ne sono, che sono derivate già da questi due interventi.
cerco di come dire, includere quelli tra di voi che non sono economisti per raccontarvi un altro pezzetto del libro e provare a rispondere in minima parte a tutti questi temi. Quindi la questione è la seguente, diciamo, lo studio dell'economia è un fatto che riguarda tutti noi, non soltanto gli economisti, non soltanto i colleghi di altre discipline, ma riguarda veramente tutti noi, perché siamo inondati, lo sappiamo benissimo, da questioni economiche che sembrano essere da molti anni, forse almeno io non ricordo un tempo diverso, ma ultimamente sempre di più, questioni di primaria importanza, per cui i titoli dei giornali ci spaventano in continuazione, sembra che non riuscia, che l'Unione, che l'Europa, così si dice, ci metta in castigo subito, ieri, oppure che chissà se ci riusciamo a strappare questa o l'altra concessione, e questa l'altra concessione poi significa il finanziamento alle scuole dove vanno i nostri figli, significa il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici, significa sapere di un sacco di persone che non riescono più a trovare un lavoro, quindi vita di tutti i giorni che è vincolata da queste verità che ci arrivano così, come se fossero verità della natura. Prima questione per cui diciamo, si sta parlando in realtà non purtroppo soltanto di questioni accademiche, ma di questioni accademiche che hanno una ricaduta sulla vita di tutti i giorni di tutti noi molto importante. Allora adesso restringo il campo decisamente e vi provo a raccontare per somme linee il percorso che ci ha portato verso questa ricerca, che poi ha portato alla scrittura di questo libro e a tanti altri momenti di lavoro collettivo, partito però in sostanza in collaborazione con Andrea Ventura per quanto mi riguarda. E il percorso è il seguente, allora uno da economista studia l'economia con questo paradigma che così viene evocato e che significa, cerco di dirvelo, non so quanto sia comprensibile, ma significa per una persona come me, formata negli anni 80 all'università, significa aver studiato l'economia secondo modelli matematici. Quindi, che cos'è l'economia? È un sistema che funziona con delle regolarità talmente, diciamo, in qualche modo talmente lineari da poter essere racchiuse in una formulazione matematica. Infatti, da economista, io ho studiato moltissima matematica, ho fatto esami di matematica anche molto avanzata, perché questa era la formazione di un economista, e vi dico, io mi sono iscritta nell'85 a economia, ho già avuto una formazione diversa da quella che avevo con lui, che ha fatto l'università qualche anno prima. Per me era solo quella, e quindi fare l'economista significava sapere bene la matematica e scrivere in dei modelli qualunque problema di economia si ponesse e trarre delle conclusioni che poi hanno cominciato a vivere di vita propria. Infatti quello che io racconto sempre ai miei studenti è che quando io dico sempre ai ragazzi, guardate, voi dovete capire che cos'è un modello, perché tutte le volte che vi viene detto qualcosa come se fosse una verità, voi dovete sapere da dove esce questa verità e dovete sapere che esce da un modello che ha dei presupposti mancanti i quali la verità non è più tale. Allora, il discorso si fa molto complesso e non, veramente ci vorrebbe tanto tempo per spiegarlo a un non economista, però vi posso assicurare che quelle verità che ci vengono continuamente comunicate non sono verità, non sono verità assolute, ma nemmeno parziali, sono il risultato di un modo di vedere la società e soprattutto il funzionamento dell'economia che, come dicevano i nostri colleghi, è assolutamente datato e non so se è mai stato in realtà adatto a spiegare e a raccontare, a guidare le scelte della, sociali, diciamo così. Allora, quindi
l'interesse parte a un certo punto, avendo fatto l'economista tradizionale, io ho pure un curriculum di economista tradizionale che ha fatto modelli matematici, li ha risolti, c'è stata dentro, erano tutti molto contenti di quello che facevo, fino a un certo punto, fino al punto in cui ho cominciato a sentire che quello che facevo non aveva nessuna attinenza con la realtà. Cioè io facevo degli splendidi esercizi di stile che però non avevano nessuna possibilità di essere di nessuna utilità, se non per andare ai convegni internazionali, si girava abbastanza il mondo, era abbastanza divertente. A un certo punto ho cominciato a leggere un po' di articoli e poi a approfondire una letteratura che diceva, ancora parlo di un po' più di 10 anni fa, ancora non era tanto di moda, si diceva in questa letteratura, guardate, succedono delle cose strane, qui nei paesi a più alto reddito cresce il reddito ma la felicità delle persone non cresce più. E così la cosa mi ha cominciato a incuriosire e ho cominciato a occuparmi di questo fino a capire, vengo al primo nodo, a capire che avevo ragione a sentirmi a disagio, perché l'economia così come sembrava doveroso farla, perché chi non la faceva come a me è stato insegnato era uno strano, un eclettico, un tipo un pochino, e sicuramente non faceva carriera accademica, ma era anche strano, insomma, l'idea era questa. Ho cominciato a capire qual era il fondamento del mio disagio e avevo sempre più elementi per capire che effettivamente gli economisti non si occupavano, se non in casi strani, degli esseri umani. In quegli anni ho incrociato una letteratura molto vasta che era stata cominciata, iniziò diciamo alla fine degli anni 90, addirittura Jean Tirole, quello che ha preso adesso il Nobel per l'economia, fece una prima lezione, doveva essere qualcosa come il 97, il 98, all'Istituto Universitario Europeo dove ancora studiavo, in realtà ero già ricercatore, ma insomma ci finivo il dottorato, e fece una lezione di economia e psicologia. Fine anni 90, e quindi scoprì una letteratura dentro la quale c'è un grosso filone che raccoglie tutti gli studi che il collega Giorgio Politi, a cui accennava Giorgio Politi prima, cioè c'è anche, oltre all'economia e alla psicologia, dentro questa grande diciamo area, perché è diventata poi molto, molto estesa, c'è anche tutto l'area delle neuroscienze, della neuroeconomia. Dentro quest'area, appunto, che vi dicevo, una disciplina a cavallo economia e psicologia sembrava davvero strana alla fine degli anni 90, invece poi nel corso degli anni 2000 ha preso campo tantissimo, perché è diventato sempre più ovvio che l'economia non serviva a far stare meglio le persone. Allora, dentro questa letteratura ho cominciato a leggere le cose più strane, come succede, le cose più interessanti, le cose più eclettiche, le cose più... E lì ho deciso di dover avere dei fondamenti di conoscenza di psicologia, non perché non mi è mai passato per la testa di prendermi una laurea in psicologia, ma ho cominciato a cercare, perché sembrava anche lì che fosse vero un po' tutto il contrario di tutto, e volevo farmi un'idea. E lì ho incrociato la teoria di Massimo Fagioli, che è una teoria di psicologia del profondo, si potrebbe dire. Massimo Fagioli è uno psichiatra, psicoterapeuta, un medico formato da medico psichiatra con una carriera di 60 anni di pratica medica psichiatrica, e lì io ho trovato una chiave che arrivo al libro, altrimenti la storia si fa davvero troppo lunga, che mi è servita è servita a capire qualcosa in più nel momento in cui la mia domanda era: che cosa deve fare l'economia per essere una scienza per l'uomo, come dici tu? Forse è il caso che non soltanto si occupi, cioè, come dire, non ci arrivo dopo, scusatemi, forse è il caso che si occupi prima, o comunque che prenda a prestito il sapere sugli esseri umani, come dici tu, perché si deve, l'economia, a differenza, la fisica, la biologia,
sono scienze della natura, io ho due fratelli fisici, conosco bene il loro modo di lavorare, sono scienze che vanno per conto loro in qualche modo perché hanno un oggetto diverso, e di questo è più bravo a parlare Andrea, ne riparlerà lui, hanno un oggetto diverso perché è la realtà della natura non umana, mentre l'economia, che sia scienza, anche questo lascio la parola al collega volentieri, io sono assolutamente convinta che non lo sia, come intendiamo la scienza, ma sicuramente dovrebbe essere una disciplina che si occupa di far star male, scusate, è uscita la verità, si occupa di che si occupa di far star bene le persone sempre meglio, perché i sistemi economici, signori miei, sono fondamentali, perché i sistemi economici garantiscono uno scambio, il fatto che qualcuno fa una sedia e io posso fare il professore e poi posso acquistare la sedia e quello che fa la sedia magari può venire a farsi raccontare due cose da me, chissà se gli serve, serve a me più la sedia di sicuro, ma insomma, di fatto, perché riportare l'economia a non essere disciplina, preferisco dire astratta, dagli esseri umani, sarà necessario capire qualcosa dell'oggetto che hanno davanti? Cerchiamo di farlo. E lì mi è servito perché una cosa era chiara, oltre al paradosso della felicità, che è quello che dà il nome a questo scollamento tra l'aumento della ricchezza e l'aumento della felicità, ci sono anche dei problemi a cui accennava Marco Ciardi prima, cioè dei problemi ben visibili. Il modello di sviluppo che si è fermato finora sta distruggendo in modo chissà se irreversibile l'ambiente, sta distruggendo, stando a quello che ci dice la letteratura sulla felicità, la vita delle persone, sta distruggendo, a questo punto è chiaro, il tessuto sociale. Se vogliamo farci una riflessione, io lì poi qui non faccio discorsi universale, insomma, su tutto, ma mi fermo su un punto, perché a un certo punto ho detto: ma quali sono i bisogni degli esseri umani? E lì, ecco, questa teoria mi è risultata utile, molto utile, rivelatoria. Ecco, io penso che la scoperta della teoria della nascita di Massimo Fagioli, che è una scoperta del 71, che ti piacerebbe molto perché è una scoperta assolutamente da lui fatta da psichiatra, poi corroborata da moltissima ricerca di biologi, neurofisici, neonatologi, c'è tantissima ricerca poi che ha corroborato su base scientifica, come sappiamo, come diciamo noi, questa teoria, ma quella è utilissima perché ci aiuta a capire qualcosa che davvero è universale sugli esseri umani. Io non lo so se è l'essenza, il noumeno, non lo so. Però so che ho trovato davvero rivelatore all'epoca questo discorso semplice: gli esseri umani nascono tutti, forse prematuri, chissà, però nascono tutti nello stesso modo, cioè con la stessa dinamica, la nascita ha la stessa dinamica per tutti quanti, in questa dinamica si forma la mente non cosciente. Questa mente non cosciente, forse siamo prematuri, non lo so, ma fa sì che noi siamo esseri non coscienti, nel senso che conosciamo, cioè il bimbo, abbiamo avuto bimbi, sappiamo che cos'è un neonato e che all'inizio certo non ha coscienza e ha bisogno, ha necessità assoluta di un altro essere umano per sopravvivere, altrimenti muore. Quindi è il rapporto interumano quello che lo tiene in vita. Poi lì ovviamente bisogna andare su un altro campo che non è il mio, ma studiando questa teoria a un certo punto trovo questa distinzione che utilizzo, perché quella sì mi diventa operativa, una distinzione tra bisogni ed esigenze. I bisogni sono quelli degli esseri umani che mantengono ciascuno di noi in salute, quindi quello che ci serve a mantenere uno stato di salute fisica, quello che sappiamo, di cui non ci rendiamo conto, ce ne accorgiamo soltanto quando non si sta più così bene, che quanto sia necessario, ma poi la dimensione più strettamente, più specificamente umana qual è? Quella delle esigenze, che stanno alla nostra mente non cosciente, che ha la sua matrice
nel primo anno di vita e poi continua nel sogno a manifestarsi, perché certo anche il sogno non è manifestazione cosciente né tantomeno razionale, così via. Quindi con questa distinzione, allora io sì, da economista, posso cominciare non soltanto a litigare con una buona base di partenza con i miei colleghi economisti che hanno una paura terribile di lasciare, non tutti, ma tantissimi, sono terrorizzati da lasciare quel contenitore metodologico, quelle codifiche di cui tu parlavi, sono terrorizzati perché non saprebbero cos'altro fare. Io ho studiato un sacco d'anni e ho smesso di scrivere per un bel po', perché ho avuto bisogno di studiare. E adesso però posso dire che posso litigare con i miei colleghi, con qualcuno è completamente inutile litigare perché non capirebbero, con tanti altri, ecco, dico soltanto quest'ultima cosa, con tanti altri invece si può parlare, e si può parlare perché, Marco chiedevi quanto è diffusissimo il malcontento, sono tantissimi e sta cambiando moltissimo, perché ci sono tante persone che hanno tenuto, tanti economisti che hanno tenuto quel minimo di umanità che gli fa rendere conto che l'economia non può più asservire le vite umane a un sistema che non si sa più a chi serve. Però c'è un problema, c'è una grandissima frammentazione e quindi c'è bisogno di una base comune che metta in rete questi saperi, che sono tantissimi a questo punto, e che possono darci anche una speranza. Chiudiamo così. Questo è un convegno scientifico, non è una... Allora, no, per tenere un attimo il discorso, mi interessa molto il discorso che hai fatto te, no? Ora io non so se nelle scienze della natura, se un buon fisico deve conoscere tutta la storia della fisica, oppure si può, diciamo, specializzare e comprendere dei problemi tecnici anche molto complicati senza avere questa conoscenza. Però io sono sicuro che un buon economista assolutamente non se lo può permettere questo. Cioè un buon economista deve conoscere la storia. L'economia è una sottodisciplina delle scienze sociali, e le scienze sociali sono una cosa molto complessa, comprendere la politica, la storia, il diritto, eccetera. E c'è un'affermazione che secondo me rappresenta, che circolava, che rappresenta bene, che sintetizza la distruzione delle scienze economiche che hanno subito. Dice: un buon economista diventa un fisico, un cattivo economista diventa un sociologo. Ecco, una cosa di questo genere distrugge completamente la disciplina. E io, come dire, ci tengo molto a questo discorso sul metodo perché me ne sono occupato per un certo periodo, no? E posso sintetizzare la questione in questi termini. Uno dei tanti elementi che a un certo punto sono arrivato a capire. Cioè, il modello dominante praticamente è quello neoclassico che si è formato alla fine dell'Ottocento, no? E poi all'inizio degli anni 50 Arrow e Debré hanno scritto un volume che è The Theory of Value, e dove loro praticamente riducono, fanno quello che dice Anna, cioè hanno fatto dell'economia una struttura matematica, soltanto matematica. Perché hanno fatto questo? Perché praticamente dicevano: l'economia, ci stanno gli istituzionalisti, ci stanno gli storici, ci stanno i sociologi, ci sta questo, ci sta quest'altro. Allora, per trovare un linguaggio comune di tutte queste discipline, facciamo che tutto quello che è economia deve essere matematica. Fra l'altro ci sono degli studi che non so se tu conosci, quelli che si chiamano i burbochisti, una storia dei matematici che dicono che non è necessario chiedersi niente sui presupposti della matematica, l'importante è avere una struttura concettuale all'interno del quale discutere tutti i vari problemi. E dentro questo modello loro si sono posti il problema di dimostrare l'esistenza della mano invisibile. Ora io vi invito, che è una cosa che io ho scritto e che non qui perché questo è un Berto, ma che in qualche modo alcune cose dette qui fanno... La parola esistenza, cioè la teoria economica è una truffa perché ha spacciato la dimostrazione di esistenza, che in matematica significa soluzione matematica di un problema, per l'esistenza sul piano fisico di qualche cosa che esiste veramente. E questa è una cosa che non può essere fatta. Tu non puoi dire: io dimostro l'esistenza sulla base di una struttura matematica, e poi proporre all'opinione pubblica, alla politica, eccetera, che tu hai dimostrato l'esistenza della mano invisibile.
Questo lo dice Poincaré, mi sembra, che dice che l'esistenza di una soluzione matematica non ha niente a che vedere con l'esistenza di qualcosa nel mondo reale. Quindi tu cosa hai fatto? Hai truffato, perché tu hai proposto una struttura matematica che poi quelli che non la capiscono sono stupidi, no? Perché tu ci passi una vita a capire, tutti i colleghi a capire che cosa c'è dentro, eccetera, per dimostrare l'esistenza di qualche cosa, ecco, ho dimostrato l'esistenza della mano invisibile. No, tu hai dimostrato o hai provato a dimostrare l'esistenza di una soluzione matematica in un modello. Il mondo reale, perché un oggetto ci sia, deve esistere, non può essere una cosa matematica. E perché questa cosa è continuata per decenni, è andata avanti, eccetera? Perché l'economia, secondo me, ha alla base una questione che non è una teoria economica, ma è una teoria antropologica, cioè è un'antropologia. E quindi criticare l'economia sulla base di come si può criticare un modello scientifico è perfettamente inutile, è come prendere il marmo a picconate, cioè non serve a niente, perché alla base c'è un'idea di uomo, un'idea di società, un'idea di essere umano basato su alcune cose rispetto alle quali che è il presupposto di tutto questo discorso. Il dominio dell'economia è un dominio politico, non è un dominio di una teoria scientifica. E quindi la critica va fatta, quello che stiamo facendo con Anne, eccetera, a partire da una critica antropologica, perché è utilissima la critica interna al modello. Io sono convintissimo che tutti i colleghi che fanno una critica, che mostrano tutte le pecche del modello neoclassico, perché non funziona, tutte le contraddizioni che ci sono interne, fanno un lavoro gigantesco, chiaramente, no? Però perché poi continua a essere il modello dominante? Perché continuiamo a essere dentro questo modello? Tu hai fatto l'esempio del fallimento della Lehman Brothers, no? Dicendo cambierà tutto. Oppure noi abbiamo pensato, cavolo, hanno speso in questi anni 16.000 miliardi per salvare il sistema finanziario, 16.000 miliardi, sono, cioè, in Europa 2.700 miliardi sono stati spesi per salvare le banche in Europa, e hanno chiesto 10-15 miliardi alla Grecia, hanno provocato il 40-43% di aumento della mortalità infantile, e nessuno dice niente, continuano a ragionare sulla base di quel modello, dell'efficienza dei mercati, eccetera. Ma perché? Perché è un problema politico, è un problema, come dire, c'è un dominio culturale che non è solo il dominio della teoria economica, ma il dominio di un'antropologia. E quindi noi, come dire, abbiamo cercato di fare quella cosa che diceva Anna, cioè di, come dire, di agganciarsi a una critica antropologica, che è quella del professor Fagioli, della teoria della nascita, di svilupparla, di capire bene in che modo potesse essere sviluppata all'interno delle teorie economiche, per vedere come poteva essere portata a criticare quello che è il mondo in cui noi ci troviamo, cioè questa idea che bisogna crescere, però poi si fanno le politiche che impediscono la crescita, però poi se si cresce si distrugge l'ambiente, cioè siamo in un sistema economico assolutamente dissociato. Si diceva, un collega diceva, quando è che c'è un malato terminale? Quando tu gli dai una medicina, nel momento che gli dai quella medicina gli provochi un'altra malattia, no? Ecco, quello che sta succedendo ai nostri sistemi economici è questo: tu li puoi far crescere, però poi quando crescono si arricchiscono solo i più ricchi, poi blocchi la crescita perché la crescita distrugge l'ambiente, allora andrebbe rallentata, però crei 30 milioni di disoccupati, cioè ogni volta che cerchi di dare una medicina a qualche cosa crei degli effetti collaterali che sono ancora più gravi di quello. E quindi Anna giustamente diceva, quando è che lo dicevi lì in televisione, forse questo libro non servirà alle politiche, lo dicevi a... Sì. Forse questo libro non servirà domani a un politico a dire come deve fare la finanziaria, però ci serve per riflettere un pochino più al fondo su quello che è il modello economico, su che cosa dove stiamo andando e cos'è che va cambiato. Ora, l'altro punto che mi è piaciuto molto del tuo intervento, cioè che praticamente è questo discorso che poi un pochino ha ripreso Anna, no? Cioè, praticamente questo discorso della nascita precaria e dei neurali... Precaria, no, diceva. Precaria, no, hai detto... Ah no, prematura. Precaria no, perché è interessante. Anche precaria, esatto. Precaria nel... Precaria. Cioè, prematura, ma precaria nel senso che è fragile, nel senso che il neonato ha bisogno del rapporto con la madre, no? Esatto. Questo diciamo, e poi c'è questo discorso dei neuroni specchio che io però non conosco perché non sono un... Però da quello che ho capito è un discorso che uno riconosce l'altro essere umano simile a se stesso, no? In qualche modo. Ecco, il professor Fagioli su questo dice una cosa molto chiara, diciamo. Praticamente dice questo, dice noi veniamo al mondo per il rapporto interumano. Ma perché veniamo al mondo per il rapporto interumano? Perché nel momento in cui veniamo...
al mondo, praticamente passiamo 6-9 mesi di vita nel rapporto con la madre, diciamo. E ci sono degli studi, anche dei documentari, che fanno vedere, c'è un documentario che si chiama Babies, no? E fa vedere come la mimica del bambino con la madre è uguale in tutti gli angoli della terra e in tutte le popolazioni del mondo. Cioè praticamente puoi andare in Africa, puoi andare in Norvegia, puoi andare in Italia, in America, in Cina, cioè la stessa gestualità. È come se ci fosse un denominatore comune lì. Un qualche cosa che... ecco. Allora, cos'è importante nella teoria di Massimo Fagioli? Che va a cercare la socialità in qualche cosa che non è mai stata vista. Perché noi abbiamo sempre cercato la socialità nella ragione. Noi pensiamo che siamo esseri umani, ci distinguiamo dagli animali perché siamo razionali. E sulla base della ragione possiamo avere una serie di regole per metterci d'accordo. Cioè, lui va a dire no. La ragione viene molto dopo. Se noi siamo esseri umani perché siamo razionali, allora forse è molto pericoloso, perché possiamo pensare che il bambino, in quanto non è razionale, non è un essere umano. Altro fallimento ovviamente è il discorso della religione. Siamo tutti uguali davanti a Dio, a parte che i cattolici poi dicono che le donne sono esseri inferiori, perché però poi davanti a Dio, quando? Nell'aldilà, intanto su questa terra continuiamo a essere tutti quanti uguali. Invece lui va a beccare l'uguaglianza nella nascita, in particolare nella dinamica della nascita, nella formazione del pensiero, quando praticamente la luce colpisce la retina, cioè la prima capacità di immaginare, poi il neonato si rapporta alla madre e sviluppa tutta la sua sensibilità e tutta la sua mente non cosciente. Se la madre distrugge il bambino, poi, intanto che c'è tutto il discorso psichiatrico di dove nasce la malattia mentale, lui dice che nasce nel primo mese di vita, perché la risposta nel primo anno di vita, perché la risposta non è adeguata alla richiesta, no? Al di là di quello che riguarda la psichiatria, noi come economisti abbiamo collegandoci a questo discorso, tutte le nostre società sono basate sull'equivoco che noi siamo esseri umani e noi ci realizziamo nel rapporto con gli oggetti materiali e non nel rapporto interumano. Per quello il cambiamento culturale assolutamente radicale sarebbe di riuscire a mettere, a dire che la nostra società deve porre al centro una cultura del rapporto interumano. Noi siamo vissuti con l'idea che al centro ci deve essere la cultura del rapporto economico. Cioè, al centro della nostra società c'è l'economia, si parla solo di economia, ma non si parla di rapporti interumani. Il rapporto interumano è lasciato così, la sessualità è lasciata ai preti. Che cosa, le cose più profonde, non c'è una cultura del rapporto interumano. E se noi sviluppiamo la cultura del rapporto interumano come cultura, proprio come conoscenza delle dinamiche psichiche fra gli esseri umani, a questo punto possiamo fare un discorso, diciamo, che accennava Anna, del discorso fra bisogni ed esigenze, nel senso che a quel punto lo sviluppo umano non è uno sviluppo economico, non è uno sviluppo quantitativo. Lo sviluppo umano a questo punto diventa, soddisfatti i bisogni per tutti quanti, diventa un discorso di sviluppo della socialità, della dimensione sociale. E forse non partire dai bisogni, perché tutti quanti sono d'accordo nel dire che non ci deve essere sofferenza del corpo, eccetera, però perché poi le nostre società in questo non lo ottengono? Perché continuano a pensare che deve venire dopo. Invece forse se noi cominciamo a pensare che la vera realizzazione delle persone è nel rapporto interumano, forse possiamo mettere l'economia da parte, come diceva Keynes. In fondo, nel futuro l'economia, gli economisti devono essere un po' come i dentisti, si devono occupare di alcune cose pratiche, ma non deve essere al centro della società. Però lo possiamo fare questo senza essere punitivi, dicendo non è che tu non devi consumare, non devi inquinare, perché se no Gesù bambino piange o vai all'inferno. No, tu non ti devi comportare in questo modo, perché non è realizzazione di nessuno distruggere l'ambiente, creare povertà, eccetera. La realizzazione è nel rapporto interumano. L'economia deve servire a poco, diciamo, deve servire a soddisfare i bisogni. Se noi riusciamo a capire bene come sviluppare il discorso sulla centralità del rapporto interumano, riconduciamo l'economia al sistema dei bisogni, altrimenti abbiamo un sistema economico che è impazzito, che pensa di soddisfare le esigenze delle persone, di coprire tutta quanta la nostra vita, e poi abbiamo i disastri che osserviamo, che l'infelicità delle persone messe bene in luce dal saggio di Bartolini, dei sistemi economici in cui c'è chi ha 300, 400, 500 volte quello che c'ha qualcun altro, degli squilibri sempre crescenti nella distribuzione del reddito e inquinamento ambientale e tutto. Ma se partiamo dalle esigenze, forse riconduciamo l'economia al sistema dei bisogni, e se riconosciamo l'economia al sistema dei bisogni, io riesco a fare il mio mestiere, che altrimenti non riesco proprio più a fare. Grazie. Chiederei anche se ci sono delle domande dal pubblico. Sì. Do-
dopo questa carrellata molto profonda, coinvolgente, stimolante, un po' depressiva però, ma depressiva non perché non siete stati, nel senso che... C'è la battuta, no? Qual è la differenza tra un ottimista e un pessimista? È che il pessimista è meglio informato. Quindi non è che... Devo constatare, per l'ennesima volta, forse ne abbiamo già parlato un'altra volta con qualcuno di voi, la terribile assenza della politica, cioè di chi ci governa, che o non ha la più pallida idea di quello che gli succede attorno, oppure ci marcia, pur avendola. Anche questo è un dato, diciamo, grandi termini che avete usato voi, insomma, di socialità, umanità, in senso negativo purtroppo, insomma, no? Quindi gli aspetti dell'umanità, del rapporto tra le persone, è fondamentale. Non abbiamo, se mai l'abbiamo avuto, ma c'è stato un periodo, certe fasi della storia dell'uomo, dell'Ottocento e del Novecento, c'è stato un periodo e dei movimenti che almeno parzialmente hanno tentato di rispondere a delle esigenze collettive, umane, partendo da presupposti la giustizia e mai come ora l'eguaglianza. Credo che se non ripartiamo, se non facciamo uno sforzo, tutto quello che avete detto, lo sottoscrivo, cioè, possiamo dire, che sono d'accordo, qualcos'altro l'ho già letto, insomma, qualcuno di voi mi conosco da un po' di tempo, ma certe cose poi magari nascono anche da riflessioni che dopo anni di militanza nella politica, perché faccio parte della generazione che ha ispirato il 68, ma che è stata sulle barricate, non quelle cruente ovviamente, no? Per tanto tempo, che poi sfinimento, e poi perché c'è una soglia, dopo di cui insomma no, bisogna andare in pensione, e fai dell'altro, sempre in senso utilitaristico, attenzione, rispetto all'umanità, senza mai dimenticarsi che facciamo parte di questo genere, di questa specie, che viviamo in questo mondo, e che se non avremo più figli e nipoti, davanti a noi abbiamo quelli dietro di noi, che stanno diventando grandi, che non avranno un lavoro, che dovranno vivere con quello che vivevamo noi quando avevamo 18-19 anni, che ci sembrava che era la nostra mancia, perché erano i primi lavori, insomma, che facevamo tanto per comprarci i libri oppure per andare in vacanza senza pesare su loro. Cioè, credo che sui bisogni, sull'eguaglianza e sugli strumenti politici e organizzativi, io su questo trovo un grande vuoto, bisogna fare una riflessione, perché giustamente la teoria, la riflessione teorica, perché poi bisogna tradurla in pratica. Allora, la teoria, la riflessione, da fagioli a ventura, usiamo questo termine, no? Certo. Passando anche per quello che ho sentito di politici e di... non mi ricordo il nome, scusa. Ciao. Io credo che pensieri come i vostri siano, non dico molto diffusi, ma abbastanza. Forse manca il raccordo. Come li raccontiamo? Come diventiamo un movimento? Come diventiamo numero? Qui se non diventiamo un numero, non contiamo assolutamente nulla. Ci schiacciano dalla mattina alla sera. Non ne veniamo fuori. Ci esasperano. Emergeranno i sentimenti peggiori. Chi ha di più avrà sempre di più. E chi ha di meno avrà sempre di meno. Più pessimista di noi. Aspetto la mia Bastiglia, o anche la vostra. No, volevo solo dire che forse se trascuriamo, cioè, come dire, da un lato è vero tutto quello che dice, e dall'altro noi siamo eredi di una sconfitta gigantesca, cioè la sconfitta del comunismo e del marxismo, cioè, e quindi l'idea di ricostruire una cultura, almeno dal nostro punto di vista, è prioritaria, cioè tutte le varie organizzazioni politiche, il ciclo cioè si è chiuso un ciclo rivoluzionario che è iniziato con la rivoluzione francese e poi è finito col crollo del muro di Berlino, quindi, come dire, è vero che le cose che diciamo sono in parte condivise, però manca quello che dicevano, manca una griglia, quando c'era, come dire, dominio del marxismo, eccetera, in fondo
se uno studente lottava contro la mafia, l'operaio lottava per il suo salario e il vietnamita lottava contro gli Stati Uniti, c'era la sensazione di fare una battaglia comune, tutti quanti, ognuno stava nel suo posto e c'era una battaglia comune, la politica aveva questo compito di raccordo. Adesso ognuno fa le sue battaglie, ma non si sente il senso comune, e quindi siamo tutti isolati e tutti persi, probabilmente per quello che noi ci teniamo molto al discorso culturale, perché è facile vedere che manca appunto il catalizzatore fra le varie proposte, le varie idee che determinano il pensiero della sinistra, è come se fossero tutte quante dissociate, no? Quindi vabbè, io faccio l'economista e mi muovo sul piano del pensiero, magari un politico un giorno potrà capire che tante cose che vengono dette hanno dei nessi l'una con l'altro e magari proporre, saremo a vedere, insomma, sono pessimista anch'io. Cioè, ha detto Topolino. Una battuta velocissima, perché è una cosa che ho sfiorato prima e non ho detto, ci chiedevamo, siamo davvero davanti a un passaggio epocale. Una cosa è certa, che io penso che lo sia, semplicemente perché negli ultimi quanti? 50 anni? 60 anni? Abbiamo avuto un'accelerazione della disponibilità dei beni materiali che oggettivamente ha portato ad un allungamento notevole nella vita media, ad una mortalità molto inferiore alla precedente. Cioè, effettivamente ci sono stati alcuni decenni che hanno provocato dei cambiamenti molto repentini. E quindi il modello precedente ha funzionato nella misura in cui, diciamo, era una buona spalla teorica ad un sistema che effettivamente portava, questo lo diciamo spesso, no? Portava i frigoriferi nelle case, che non è tanto tempo fa. Quindi fino a quando l'accrescimento materiale era effettivamente quello che era necessario, quello andava bene, ecco, che succedesse, che le persone vivessero una vita un po' più comoda. Mi sembra abbastanza ovvio che, nonostante adesso tutta questa crisi stia portando le persone indietro nel tempo, rischi di portare le persone indietro nel tempo, si sia di fronte ad un passaggio importante proprio nel dover superare la necessità di crescere come crescita di beni, no? In questo senso penso che possiamo forse fidarci, poi non importa se sia o no un passaggio epocale, quello che conta è che di sicuro è una sfida completamente nuova. Perché tutto sommato, se andiamo a vedere, anche le persone in povertà assoluta non hanno oggi il problema, anche se non va bene, però non hanno oggi il problema di nutrirsi come poteva essere 100 anni fa. Nelle zone, nelle economie avanzate, io parlo, sto parlando evidentemente. Comunque questa era soltanto una... Io non lo so se sono pessimista o ottimista, quindi non mi pronuncio. Lascio una replica veloce, se volete... No, insomma l'orario è quindi, però insomma sostanzialmente ci sono molti punti che sono in comune effettivamente in tutti i nostri discorsi e quindi vanno raccordati. Io mi occupo più in generale, il discorso dell'economia l'ho trattato all'interno dei rapporti scienza-magia e pseudoscienza, quindi dal mio punto di vista l'economia dice perché ancora gli economisti, perché ci sono ancora il 50% delle persone che credono nell'astrologia allora? Cioè un discorso di perché c'è un modo di ragionare pseudoscientifico che ci porta, ma ora si va avanti per battute. La cosa interessante è che questo sto dicendo, non vi leggo la citazione, che tra le più grandi illusioni della mente umana c'è l'economia politica, perché le sue fondamenta sono simili a quelle dell'astrologia, della chimica, dell'alchimia e della magia. Me lo dice Marco Ciardi, lo diceva John Ruskin, 1860, il noto autore delle mattinate fiorentine, no? Le pietre di Venezia, però si interessava anche di economia, solo siccome era già fuori dal sistema non l'hanno ascoltato. Ma i temi, naturalmente qui potremmo stare a discutere per molto a lungo, i temi sono molto, molto importanti. Ma io credo che per rispondere al signore che ha parlato prima, le cose che diceva lui sono quelle che stiamo facendo, no? C'era una casa editrice quando io ero ragazzo che aveva per simbolo un corvo e il motto sono piccolo ma crescerò. Naturalmente la velocità è condizionata anche dalla crisi stessa,
perché è chiaro che più si va avanti, più nasce, si diffonde il bisogno di trovare altre risposte, no? Perché non è che si può andare avanti, adesso arriva la ripresa, no, scusa, siamo sbagliati, arrivi in autunno, no, no, non è in autunno, è la primavera dell'anno, oramai non ci crede più nessuno, non ci crede più nessuno, insomma, no? Quindi io ho anche una serie di riscontri che mi dicono che una prospettive di questo genere acquistano sempre più cittadinanza, e state attenti perché i fenomeni storici non hanno un andamento omogeneo. A volte sembra che non succeda niente, poi succede tutto di botto, no? A un certo punto certi fenomeni fanno come si dice massa critica, no? E comincia la reazione a catena. Allora è opportuno essere preparati, perché a questo punto bisogna correre, no? Bisogna correre, no? Io ho trovato, diciamo, i punti di riferimento sono naturalmente numerosi e molteplici. Io ho trovato un punto di riferimento importante in un grandissimo filosofo italiano del secolo scorso, che è poco noto come filosofo, no? E ho sintetizzato il tutto nella parola d'ordine di un moderno umanesimo civile e laico, che è la parola d'ordine che Ernesto De Martino ci ha lasciato e che purtroppo non ha potuto attuare perché è morto, no? Però credo che questo sia veramente la sua autentica luce della ragione, che è un termine estremamente pregnante dal punto di vista filosofico, credo che sia la bussola che ci deve orientare, cercando di fare le cose per bene, ma anche di farle in fretta, perché consentitemi di terminare con un antico aforisma: il problema qui non è di aggiungere fiore a un broccato, ma di portare carbone in tempo di vita. Direi di finire con una frase del libro, e appunto, che dice: la crisi non è prodotta da una meteorite, ma da una cultura, da una teoria, da definite strutture di potere. Credo che stasera qualcosina abbiamo cominciato a incrinare, quindi teniamoci pronti. Grazie a tutti, arrivederci.